Mal di schiena cronico? Curati come Warren Buffett. Sei una persona tra i 40 e i 60 anni e soffri da tanto tempo di mal di schiena. Ti piace giocare in borsa, hai il tuo patrimonio, ti muovi serenamente e conosci molto bene Warren Buffett e sai che è diventato uno degli uomini più ricchi al mondo. Beh, oggi ti spiego come ha fatto lui a risolvere il suo mal di schiena cronico, esattamente come ha fatto per diventare uno degli uomini più ricchi al mondo. Io sono il dottor Gianluca Italiano, sono un fisioterapista specializzato in disturbi muscoloscheletrici. Ti prego di mettere un pollice in su se ti piace il mio video e di iscriverti al mio canale per avere sempre informazioni utili e aggiornamenti sul mondo della fisioterapia. Grazie. Una delle cose che ho imparato leggendo qualche libro su Warren Buffett recentemente è la sua capacità di analizzare i suoi problemi, i suoi errori, capendo da dove venivano. Ecco, quello che ha capito Warren Buffett è che il modo in cui operava, il modo in cui decideva, spesso e volentieri era caratterizzato da un suo filtro, un filtro che lui aveva dovuto alle sue esperienze. Essenzialmente lui diceva: fin da piccolo mi hanno detto che l'oro era la cosa più importante, la fonte di rendita migliore, e quindi, avendo questo influsso e queste credenze legate alla sua famiglia, cercava sempre di comprare oro pensando che fosse il bene primario e che fosse quello che avesse più valore. Purtroppo però poi si rese conto che comprare oro non è sempre la scelta migliore e spesso e volentieri quando lo comprava poi il prezzo dell'oro cadeva e lui ci aveva rimesso un sacco di soldi. Il buon Warren Buffett capì che il suo filtro erano le esperienze che aveva avuto, le informazioni che aveva avuto dai suoi genitori, dai suoi familiari e dal paese in cui era cresciuto. Essenzialmente il suo filtro era il credere che l'oro fosse una cosa importante e capendo che era importante che analizzasse invece la realtà per quello che era, togliendo il filtro, riuscì finalmente a capire quando comprare una cosa e quando comprare un'altra, senza essere influenzato dalle sue credenze passate. Qua in questa clinica vediamo spesso problematiche di mal di schiena cronico e pensiamo di poterla aiutare andando proprio a capire quali sono i filtri che ti preoccupano e che ti sei messo davanti. Immaginati che anche tu hai un grosso filtro, ma ce l'abbiamo tutti d'altronde, e vedi il tuo mal di schiena attraverso una visione distorta della realtà, come se avessi una pellicola davanti. Qualcuno magari ti ha detto che con il mal di schiena cronico è importante che tu non sollevi pesi. Qualcuno ti ha detto che la tua schiena andrà degenerando, che i dischi si sono espulsi, che le vertebre sfregano tra di loro. Tutti questi aspetti stanno creando un filtro che ti rende un po' più vulnerabile, più insicuro e che ti fa avere paura ogni volta che ti muovi. Oggi sappiamo che tante di queste informazioni che sono mainstream, che passano alla televisione o che anche il tuo medico di famiglia ti dice, non sono vere. Non è vero che chi ha mal di schiena non può sollevare pesi? Non è vero che i dischi sono degenerati e che è meglio evitare di sovraccaricarli? Non è vero che con un'ernia, con una protrusione, una persona per forza finisca in carrozzina? Adesso è difficile per te credermi, perché d'altronde sono diversi anni che hai una vita così e che le cose non migliorano. Hai fatto un sacco di visite e tutti ti hanno detto di evitare di sollevare pesi, di evitare di fare attività fisica, di stare attento alla tua schiena, e quindi per te purtroppo è difficile credermi. Questi però sono esattamente i filtri e le cose che influiscono nel tuo benessere, nel tuo ritorno ad essere una persona sana. La vita è piena di queste situazioni. Vuoi diventare quello che sei? Inizia a comportarti come la persona che vuoi essere. Ovvero smetti di essere una persona malata, smetti di muoverti come se avessi un grosso problema alla schiena, perché anche questo modus operandi, anche questo filtro che ti sei messo davanti, continua a influenzare il tuo dolore e la tua capacità di recuperare. Gli studi recenti di letteratura ormai sono pieni di indicazioni che ci dicono come a livello di schiena le persone con mal di schiena cronico non abbiano più grossi limiti. Per questo si evita anche di operarle, per questo anche i farmaci non sono efficaci. Sappiamo invece che i problemi sono appunto legati alle credenze, alle false paure che una persona ha o al modo di catastrofizzare che a volte succede quando si ha un problema quotidiano. Se vuoi risolvere questo problema, quindi ti consiglio di approcciarti al tuo mal di schiena cronico come ha fatto Warren Buffett. Capire quali sono i filtri che ti sei messo davanti, capire quali sono le false informazioni che hai ricevuto e magari invece imparare da professionisti quali sono le realtà e a come fare per togliere il filtro che hai davanti e ritornare a muoverti, a sollevare pesi, come puoi fare e come hai sempre fatto. Grazie.